Benvenuti a Prima la Musica e oggi abbiamo il grande piacere di avere con noi un compositore, uno dei compositori italiani che possiamo definire veramente internazionali nel panorama odierno e che da 25 anni ha un rapporto importante con il teatro alla Scala. È Fabio Vacchi e siamo veramente lieti di averlo con noi. Benvenuto, maestro. Buonasera, grazie. Buonasera a lei, ciao Marughi e a tutti i nostri ascoltatori. Ecco, dicevo 25 anni di rapporto con il Teatro alla Scala. Nel 1995 infatti andò in scena proprio alla Scala La Station Thermale, 2 anni dopo la prima all'Opéra de Lyon, tra l'altro un'opera questa che approdò anche poi all'Opéra Comique di Parigi. E proprio da questa opera vorrei partire perché rappresenta un momento di svolta importante non soltanto nel suo percorso, ma anche secondo me, diciamo, nel panorama operistico degli ultimi decenni. Dall'intransigenza, diciamo quasi antinarrativa, delle avanguardie del secondo Novecento al recupero di un gusto del racconto, no? Certo, e in questo senso devo dire che quando mi fu proposta un'opera di tema goldoniano, mi fu proposta da Claire Gibault, della cui lungimiranza le sono sempre immensamente grato, ero molto riluttante ad accettare, proprio perché ancora in qualche modo, nonostante le mie ribellioni, in qualche modo condizionato dalle metafisiche correnti in quegli anni. Cioè le metafisiche della non narratività, della non rappresentatività, del dover scrivere opere per dimostrare che non si potevano più scrivere opere e via discorrendo. Ecco, invece, grazie alle sue insistenze, alla fine accettai e man mano mi entusiasmai, grazie anche a un libretto eccellente scritto da Myriam Tanin sulla falsariga dei bagni d'Abano di Goldoni. L'altra opera andata in scena alla Scala è Teneché, con questa facciamo un salto al 2007, ci permette di parlare di qualcosa di veramente importante, ovvero la sua attenzione anche ai lati, diciamo, sociopolitici del far musica, perché in questo caso il libretto di Franco Marcoaldi prende spunto da un romanzo di uno scrittore turco, Yaşar Kemal, che parte da una vicenda di soprusi, diciamo, di proprietari terrieri verso contadini, giusto? Sì, esattamente. È una vicenda in qualche modo senza tempo, perché conflitti di questo genere esistono da quando esiste il mondo e continueranno, ahimè, ad esistere. Tu parlavi di musica di impegno sociale. Ecco, io ho sempre tenuto a sottolineare che la musica è chiaro che fa parte della più ampia sfera dell'umano, quindi ha sempre a che vedere con vari aspetti dell'umanità, ma tuttavia la cosa fondamentale di una musica che si rifà esplicitamente tramite un testo specifico a un tipo di impegno sociale funziona solo se c'è una totale autonomia e qualità dal punto di vista musicale. E cioè il messaggio fondamentale è il messaggio musicale, dopodiché il testo serve da supporto, da chiarificazione, eccetera eccetera. Questo per dire che sono sempre stato molto molto contrario a quelle musiche che, pur avendo uno scarso valore artistico, usavano il lasciapassare, il passepartout dei testi impegnati quando era il momento di cavalcare questa onda. Parlo di alcuni decenni fa. C'era quasi l'obbligo, no, dell'impegno politico. Oggi forse sia controcorrente invece nel ricordare che questo impegno a volte è importante, ovviamente sostenuto appunto da una conoscenza, come diceva lei, perché oggi i giovani tendono invece magari un po' di più a dimenticare il lato sociopolitico. Sì, è un po' lo zeitgeist di oggi, purtroppo, e proprio in questo senso mi sento in diritto, anzi direi quasi in dovere, di sottolineare l'importanza di certe tematiche e di sottolineare proprio il fatto anche che l'arte non deve mai perdere di vista l'aspetto umano, quello che io ho sempre cercato di sottolineare anche soltanto nella scrittura puramente musicale, cercando di reinstaurare
il termine recuperare non mi piace molto, di reinstaurare un rapporto con l'ascoltatore, rapporto che si era interrotto in qualche modo, ma volontariamente da parte dei compositori, trascurando completamente quello che era l'aspetto percettivo della musica in certi anni, in cui vigeva una scrittura cosiddetta radicale, che consisteva nell'abolire qualsiasi tipo di tradizione formale in virtù di costruzioni musicali basate esclusivamente su calcoli astratti. E mi sembra di percepire proprio dall'ascolto delle sue musiche che lei ricerchi un, come dire, punto di equilibrio, che non è un compromesso, ma un equilibrio vero e proprio fra comunicazione da un lato e concetto dall'altro, nel senso che l'eccesso di È comunicazione. proprio così, è Sì. proprio così. Anzi, direi addirittura che non mi fa paura la parola compromesso. Ecco, sulla scorta dell'insegnamento del mio grande amico Amos Oz, scomparso da un paio d'anni, che del compromesso ha fatto proprio una delle sue componenti fondamentali dell'estetica, nella sua opera narrativa. Ecco, il compromesso ha un aspetto molto nobile, cioè un compromesso vuol dire tenere in considerazione il punto di vista dell'altro. Ecco, e in questo senso, sì, la mia musica, ecco, tiene presente, ovvio, le mie pulsioni, ma anche l'aspetto più generale in pratica dell'essere umano. Ecco, non è che io pensi al pubblico o a un pubblico, penso così all'essenza dell'essere umano, che è lo stesso di sempre. E io credo che il messaggio musicale sia lo stesso da sempre. Quello che cambia, che cos'è? È l'aspetto formale, l'aspetto superficiale. Ecco, quello che si chiama lo stile e le regole compositive, ma il messaggio profondo è un po' sempre lo stesso. È un messaggio che si rivolge alla nostra intelligenza attraverso la nostra emotività e la nostra affettività, come dimostrano gli studi recenti delle neuroscienze, che sono molto sviluppati in questi ultimi 20 anni e che hanno suffragato quello che era il mio modo di sentire da sempre, che veniva additato in un passato abbastanza remoto, per fortuna, veniva additato come passatista, retrogrado, occhieggiante al pubblico. Invece ho sempre ritenuto che tener presente l'aspetto umano, il che cosa vuol dire? L'aspetto corporeo, l'aspetto percettivo, l'aspetto emozionale, l'aspetto emotivo di un messaggio artistico è fondamentale. E questo ovviamente cercando di stare in questa comunicazione al livello più alto possibile, senza cercare le varie scorciatoie che poi rappresentano l'altra faccia della medaglia del solipsismo teorizzato da Adorno. Assolutamente. Mi viene in mente una bellissima lettera di Wolfgang Amadeus Mozart al padre in cui racconta il successo del trittico di concerti K413, 14 e 15, i primi concerti che scrisse a Vienna, in cui Mozart dice al padre: "Sono soddisfatto perché questi concerti hanno trovato l'approvazione popolare con un ascolto immediato, ma sono riusciti anche a soddisfare le orecchie più esigenti per alcuni dettagli sofisticati." Quindi questo forse è proprio l'ideale, no? Certo, perché per ottenere questo che cosa è necessario, secondo il mio modesto modo di vedere? È necessario che il messaggio artistico, di qualsiasi messaggio si tratti, cioè acustico, visivo, eccetera, verbale, eccetera, eccetera, abbia vari livelli di approccio, che ci sia un approccio più superficiale che in qualche modo invogli l'approfondimento e poi per arrivare a un nocciolo profondo che invece sia carico di contenuti e di nessi, no? Che gli diano un valore artistico effettivo. Ecco. Ecco, Per cui Mozart era felicissimo quando sentiva suonare arie del Don Giovanni dagli organetti agli angoli della strada di Praga. Sapeva benissimo che appunto aveva scritto una musica alta, che aveva anche un livello di percettibilità così molto molto immediata, fondamentale. Questo ritorno alla narrazione è qualcosa che nel panorama internazionale è abbastanza
visibile, o meglio udibile. In questo momento, secondo lei, c'è una corrente generale oppure ci sono ancora delle singole scuole? Cioè il teatro musicale americano è molto diverso, ad esempio, da quello europeo o da quello orientale? Ma vede, penso che le manifestazioni artistiche abbiano sempre degli aspetti comuni, magari meno visibili, ma degli aspetti profondi comuni, dato che insomma, l'essere umano è sempre lo stesso, le sue emozioni si muovono in grosso modo sempre sugli stessi stimoli. La narrazione è dimostrato sempre dagli studi delle neuroscienze che è un nostro elemento primario, primario come il nutrirsi e il riprodursi. Se io ti chiedo chi sei, tu per rispondermi devi fare un processo narrativo, hai capito? La narrazione è alla base della nostra identità, la narrazione è un istinto nostro primario. Quindi la narrazione magari viene cancellata per certi periodi e poi riemerge perché fa parte di noi, non può non riemergere in un certo momento. E qui non si tratta di recuperare, quindi si tratta di prendere atto di un dato di fatto. E vorrei venire a proposito di Scala anche ad altri lavori, melologhi, lavori sinfonici, che sono Lavori stati. sinfonico-corali anche, Esatto. perché infatti subito dopo la stazione termale scrissi Sacer Sanctus per coro e orchestra, su un testo appositamente scritto dal carissimo Beppe Pontigia, che era un caro amico, anzi l'unico testo in versi che lui abbia mai licenziato. E che così provocò anche la conoscenza profonda con l'allora Monsignor Ravasi, che scrisse un importante piccolo saggio sul programma di Sala. Poi ci fu, non so, i Calanchi di Sabbiuno nel 95, nella sua versione originale, un concerto per commemorare la vittoria della guerra di resistenza nel 95. Poi Abbado, come si sa, mi commissionò, che già mi aveva chiesto un pezzo, Briefe Büchner per i Berliner, poi combinò il mio incontro con Bina Bausch, insomma c'era un rapporto importante. Mi chiese una versione per grande orchestra destinata a un ciclo di concerti della Gustav Mahler Jugendorchester, che partirono a Salisburgo nei concerti di Pasqua del 2007. In ogni caso anche la versione per grande orchestra fu eseguita alla Scala, credo diretta da Venzago, mi sembra nel 2000. Ecco, poi Diario dello Sdegno nel Ecco, il Diario 2003. dello Sdegno, ecco, fu un brano commissionato da Riccardo Muti, che lo portò anche in tournée in giro per l'Europa. Ecco, Riccardo Muti devo molto anche perché mi volle far commissionare la giusta armonia per un concerto per la celebrazione mozartiana nel 2006 a Salisburgo con i Wiener. Quello sdegno di cui parla il titolo è, anche se non c'è un testo, è un pezzo solo sinfonico, ecco, però insomma, lo sdegno è quello per le vittime dell'attentato alle Torri Gemelle, ma anche per le guerre insensate scatenate successivamente, che hanno causato ulteriori vittime innocenti. Ecco, già questo è un primo approccio, anche se in modo metanarrativo, al tema del terrorismo che poi salterà fuori di nuovo, esplicitamente con Madina, che ancora deve vedere la luce. Infatti, quindi lavoro con Abbado, abbiamo ricordato, con Muti e con Chailly, naturalmente nel 2009 il melologo sinfonico Prospero o dell'Armonia con la Filarmonica della Scala. Questa volta, diciamo, ci allontaniamo un po' dal tema di impegno sociale per andare verso appunto il mondo di Shakespeare, ma Beh, neanche sì, tanto. da certo, il mondo di Shakespeare, però il mondo di Shakespeare che in quel caso ci riporta a un tema, fra l'altro anche molto mozartiano, è un tema universale umano, che è il tema del perdono. Questo è un pezzo che amo moltissimo, sia perché è stata la mia prima collaborazione con Chailly, che poi ha diretto anche Van Dyke, altri due miei lavori molto importanti, sia per il testo shakespeariano che racchiude un po' l'idea del mio rapporto testo-musica, che è un rapporto mai descrittivo, ma sempre, diciamo, paritario,
dove le evocazioni dell'uno e dell'altro si metaforizzano a vicenda, sia per la mia aspirazione a rendere unitaria strutturalmente la sintesi di stili, generi o tradizioni diverse. Ecco, questo è il lavoro che ho fatto con Tolstoj dell'Armonia. È un pezzo dove la scrittura, così chiamiamola, fra virgolette, d'avanguardia, non è più una gabbia obbligatoria e stantia, ma uno spazio espressivo in più, dove una tradizione colta si sposa con quella etnica. Inoltre il melologo è una forma che vede, come diceva Mozart, ad armi pari musica e poesia, musica e testo, ecco. Perché insomma, nessuno dei due è, come dire, servo dell'altro. C'era la voce di Ferdinando Bruni, se non sbaglio, Sì, inizialmente, esatto. certo. Questo brano è Con poi stato ripreso varie altre volte con altri attori, ma la prima esecuzione certamente fu di Ferdinando Gra la grande esecuzione di Chailly e Ferdinando Bruni. infatti molto emozionante la riflessione iniziale, appunto nei versi, sull'impermanenza dell'essere. Dice: svaniranno le torri che raggiungono le nubi, le cattedrali, i palazzi splendenti, l'immenso globo si dissolverà. E poi c'è la famosa frase: noi siamo fatti della stessa materia dei sogni, Dei no? sogni, sì, certo. Con questi timbri che sicuramente hanno origini anche molto dall'armamentario sonoro novecentesco, del primo novecento, ancora più forse che del secondo, e con Del Novecento forse in generale, ma anche molto del nostro patrimonio etnico. sì. Diciamo del primo Novecento perché è l'epoca che ha visto le prime aspirazioni, specialmente di Bartok, nella musica etnica. Questo tema del repertorio etnico anche è molto, molto affascinante. Tra l'altro io sento anche in Tenèque molto Certo, questo imprinting. Tenèque è tutta innervata di spunti etnici che ovviamente poi sono metabolizzati, non sono mai citazioni, avrai sentito, ma sono metabolizzati all'interno di un linguaggio che insomma, ambisco che sia mio. Ecco. Certo, assolutamente. Però ecco, è possibile che il teatro musicale oggi, in questa dimensione che abbiamo ricordato del racconto, della narrazione, prenda anche spunto da musiche altre che fino a poco tempo fa sono state viste un po' con la puzza sotto il naso? Io so che lei, ad esempio, ha suonato anche degli strumenti etnici, avevo letto in un'intervista, la lira cretese, il buzuki e altro. Certo, mi ha sempre molto affascinato quel mondo. Poi, quando ero proprio ragazzo a Bologna, studente, frequentavo studenti stranieri universitari e specialmente frequentavo quelli che dai loro paesi si portavano i loro strumenti e suonavano, sia parlo della Grecia, dell'Europa orientale, della Turchia, ma anche dall'America, con la chitarra country, per esempio, un altro dei miei strumenti. Insomma, ecco, e quella tutta una tradizione orale che anch'io praticavo oralmente, ecco, poi semmai seguivo le lezioni, seguivo clandestinamente perché non ero iscritto all'università, ma seguivo le lezioni di Roberto Leidi al DAMS e che mi interessavano moltissimo. Ma questo perché? Perché ho sempre pensato, ma fin da ragazzo, che perché la musica ritornasse ad essere comunicativa, doveva contenere degli elementi in qualche modo, come dire, pregnanti dal punto di vista semantico, cioè degli elementi che costituiscono in qualche maniera dei segnali, perché la musica all'inizio credo sia nata come segnale, prima ancora che esistessero le parole. Ero alla ricerca di quelli che io chiamo i gesti primari musicali. E non so se esistano alcuni etnomusicologi sostengono di sì, fra cui il mio grande amico Jean-Jacques Nattier, ma questi gesti primari non possono che essere racchiusi, nascosti, celati in alcune pieghe della musica etnica. Ne sono convinto. Non so se esistono, non so se li troverò mai, ma soltanto credo che la loro ricerca dia il senso a un'intera vita di lavoro. Certo, e tra l'altro, oltre alla musica etnica, ha fatto anche un esperimento insieme ad Aldo Nove riguardo al rap, visto co quasi come recitar cantando, no? Ah, ma non c'è dubbio, anche perché, per
credo che i generi musicali cosiddetti extracolti, tengo a sottolineare cosiddetti perché insomma non credo che esista niente di extracolto. In ogni caso questi generi sono sempre stati, ma fin dal passato più remoto, delle linfe vitali per la musica invece cosiddetta d'arte. Ecco, basta pensare a temini popolari come l'Homme Armé che diventava delle grandi cattedrali contrapuntistiche in mano a Josquin des Prez, a Palestrina, eccetera, eccetera. C'è sempre stato un rapporto, non so, nella musica strumentale, fra le aree di danza primitiva, danza contadina, eccetera, eccetera, e la musica, la bettiana, ma poi anche la musica barocca, insomma c'è sempre stato un rapporto di scambio, un po' come una famiglia aristocratica che ogni tanto per rinvigorire il sangue della stirpe immette come sposa una bella contadinotta sana e pimpante, diciamo una cosa di questo genere. Verissimo, verissimo. D'altra parte sappiamo che anche compositori come Schubert, Brahms e tanti ma altri assolutamente hanno attinto. Sì, assolutamente, ma credo un po' tutti, con citazioni addirittura esplicite, basta pensare a Lyerman che chiude Winterreise, evidentemente anche la musica è la citazione di un dialogo fra un cantore popolare di strada e il suo organetto, probabilmente una, secondo le mie piccole ricette, secondo me una ghironda, esattamente riproduce lo stile del cantore che si accompagna con la ghironda, cioè canta una frase e poi la ripete variandola col suo strumento. Ma da questo alla musica ungherese, alla musica, ma insomma, le danze, la musica barocca è piena di danze, Bach ha scritto le infinite danze, le suite erano suite di danze, le danze avevano un'origine popolare. Il ritmo è la base della musica, è una delle basi delle musiche popolari, cioè il ritmo, la danza, il ritmo che rappresenta l'elemento più corporeo, più epidermico della musica, no? più sensuale, sensitivo, mentre invece l'armonia rappresenta l'aspetto più, come dire, più intellettuale, più teorico, più raffinato, l'armonia del cittadino greco, eccetera, eccetera. Certo, sono tutti elementi che confluiscono, poi vengono metabolizzati dai vari compositori, diventano, insomma, sono un fertilizzante per la creatività, diciamo. Ecco, tornando all'opera, in quanto alla struttura dell'opera, diciamo che qualche decennio fa c'era un po' uno sdoppiamento fra mondo dell'opera contemporanea, antinarrativa abbiamo detto, e anche molto fluido nel tipo di struttura, quindi rifiuto totale dei numeri chiusi, dell'identificazione magari qualcosa che potesse assomigliare a un'aria, e d'altro canto forme di teatro popolare come il musical che invece portavano avanti magari in maniera in certi casi deteriore, diciamo, non sempre però in certi casi. In certi casi sono esempi altissimi, esatto, il musical, infatti, no. La tradizione invece operistica. Oggi che per esempio i giovani sono sempre più legati a tempistiche brevi di ascolto con la canzone e i video, eccetera. È possibile, secondo lei, in maniera trasformata rispetto al passato, un ritorno ai numeri chiusi o a qualcosa che assomigli all'aria o alla canzone rivisitata in modo colto? Ma io sono convinto che il numero chiuso, ovviamente, è rivisitato con occhio contemporaneo, ma insomma una suddivisione in sezioni che sia percettibile aiuta la percezione, non c'è dubbio, ma è un po' in altri termini quelli che Brecht definiva i nodi drammaturgici, no? Era un nodo, cioè il punto è quello di dire no, adesso iniziamo un'altra sezione, questo aiuta molto. La cosa era un po' scomparsa con il teatro ipnotico wagneriano, ovviamente, ma volendo star svegli, credo che dei segnali percettivi aiutino molto.
Benissimo, ecco, il riferimento a Wagner mi dà modo di collegarmi appunto al nuovo lavoro che andrà in scena, penso l'anno prossimo, a questo punto che è Madina, e citavo Wagner proprio per l'idea di sinestesia, perché Madina è un'opera di teatro-danza, quindi una sorta di opera-balletto. E sappiamo che nella storia della musica, alla fine ricorre sempre questo ritorno a una sinestesia totale. Monteverdi, Wagner, ma anche Scriabin in un certo senso, cioè l'idea di mettere insieme il più possibile le varie arti. Lei, maestro, con questa Madina punta veramente a coinvolgere tre arti diverse, direi, no? Sì, ma non è certo la mia invenzione, basta pensare Certo. alla Grande Opera francese. Certo, mi piace molto l'idea del balletto dentro il melodramma. Abbiamo dimenticato di citare fra le varie forme presenti in Madina il melologo, perché non soltanto c'è il corpo di ballo, c'è l'orchestra, ci sono i cantanti, ma c'è anche un narratore che recita. Ecco, quindi c'è anche questo aspetto. Il balletto, perché il balletto? Cioè il corpo di ballo, diciamo, adesso non vorrei usare la parola balletto in senso ottocentesco perché veramente non mi interessa, ma perché il corpo di ballo proprio riconduce all'idea di corpo, di corporeità, di senso del corpo, che era un'idea, insomma, che il Novecento, specialmente il dopoguerra, ha molto cancellato, diciamo, dal punto di vista percettivo. La musica radicale aveva in pratica cancellato l'idea di corpo, perché cancellava l'idea di percezione. Se non c'è corpo non c'è percezione, viceversa. La mia musica si è sempre rivolta al corpo per arrivare all'intelligenza. Ora, sappiamo dagli studi delle neuroscienze che, come vede, cito continuamente perché rinforzano le mie teorie estetiche, da questi studi sappiamo che qualsiasi processo cognitivo che non passa attraverso la sfera emotiva e affettiva è nella sostanza un processo nullo, dico nullo. Ora, qui se un messaggio si rivela nullo, voglio dire, non è un messaggio, non è nulla. Ecco, come quando si parlava di linguaggio a proposito di opere musicali, le quali pretendevano di inventare un linguaggio per ogni nuovo lavoro, no, voglio dire che quello non era linguaggio, quello era autismo più che solipsismo. Ecco, quindi volendo recuperare, diciamo pure recuperare un'idea di comunicazione, di coinvolgimento emotivo, non si può che pensare al corpo, parlare a dei corpi. Questa è l'idea mia con questo lavoro. E non a caso questo lavoro prende l'avvio, la storia di questo lavoro prende l'avvio da un corpo offeso, da un corpo stuprato. E poi si parla di corpi macellati dalle bombe, dalla guerra, ma soprattutto la storia ha alla sua origine, la storia di Madina, uno stupro. Ecco, il tema del corpo ci permette di affrontare un altro tema, che è quello, diciamo, del diritto al piacere, alla felicità, non inteso in senso edonistico o sibaritico, diciamo, ma un diritto al piacere, che sia il più ampio possibile, qualcosa che ancora una volta si era un po' perso con la generazione, diciamo, post-adorniana, ovviamente dopo Auschwitz, l'idea adorniana che in qualche modo il piacere, ma anche la poesia stessa fossero quasi peccaminosi. E forse un compositore che è stato importante per lei, credo, per ritrovare anche questo, è stato Hans Werner Henze, o Non c'è sbaglio? dubbio, sì, non c'è dubbio. Henze, la cui musica era pure anche una musica rigorosa, negli anni 50 era una musica dodecafonica, eccetera, ma era una musica che comunque riusciva ad essere espressiva e in quanto tale veniva messa al bando, perché qualsiasi cosa fosse espressiva all'epoca era messo al bando, ma anche, non so, il teatro di Britten, per dire, veniva messo al bando.
Mi ricordo un insegnante di storia della musica che era anche un critico musicale, che una volta dichiarò Britten non ha mai scritto niente di interessante. Ecco, bestemmie di questo genere si sentivano. Ma proprio in nome della totale astrattezza, del dogma, della radicalità, ecco, qualsiasi cosa non fosse radicale, era eretico. Ecco. Ovviamente questo partiva da un'idea di rifiutare i regimi totalitari che si facevano combaciare col tardoromanticismo in qualche modo, anche se poi questa idea è in sé totalitaria, perché quando si scriveva un compositore che non sia radicale, un compositore inutile, questa è un'idea assolutamente totalitaria, repressiva, dittatoriale, eccetera, eccetera. Ecco, quindi sì, è vero che è stato importante, ma anche, non so, brani che erano espressivi quasi malgré lui, ecco, so, Canto sospeso di Luigi Nono, io trovo sempre un brano molto espressivo, malgrado la partenza di Luigi a una corrente che negava questo aspetto. Infatti nessuno dei suoi estimatori dell'epoca diceva questo brano è bello perché è espressivo. Per me il brano era bellissimo proprio perché è molto espressivo. Se non sbaglio, c'è un altro lavoro in cantiere, questa volta è Teatro Buffo da Camera ed è Jeanne d'Arc, vero? Jeanne d'Arc, sì, Jeanne d'Arc è un testo di Stefano Iacini che insomma, rivisita una pièce di Voltaire che si chiama La Pucelle d'Orléans. Ed è un testo, insomma, come ci si può aspettare da Voltaire, su un tema del genere, un testo ironico, sarcastico, a tratti grottesco, ecco che ci siamo molto divertiti a rivisitare. Anche quello che doveva andare in scena proprio nei giorni scorsi a Firenze, insomma, vedrà la luce l'anno prossimo, invece. Diciamo, è una cosa radicalmente diversa da Madina come stile. Però insomma, anche lì c'è un messaggio profondo che riguarda la contrarietà alle religioni viste come isteria superstiziosa, insomma, ecco, con tutto il rispetto per le spiritualità, ma, ecco, ma il non rispetto per cioè, le dittature su base religiosa. Benissimo, e per tornare invece al tema appunto delle neuroscienze, io trovo che sia estremamente attuale in questo momento, ovviamente anche nel dibattito pubblico, in tutto ciò che è avvenuto in questi mesi, perché c'è da parte di alcuni una certa violenza, no? Contro la scienza che invece per un artista, come dimostrano grandi artisti nella storia, penso al mio amato Jean-Philippe Rameau, che era un artista scienziato, ecco, Certo. la scienza è fonte di creatività Ma estrema. naturalmente, ma pensiamo, per fare un altro esempio nelle arti visive, pensiamo a quanto ha formato i pittori espressionisti, tutta la ricerca dell'epoca sulla retina, sul muscolo ottico. La scienza dà degli strumenti all'arte. Dimenticavo un altro punto che fa di lei un artista particolarmente illuminato nello sguardo sulla contemporaneità ed è la lotta al razzismo. Tra i vari lavori che mi sono saltati in questo periodo rimandati, ci sono due lavori destinati alla PMO, Paris Motor Orchestra, e alla Filarmonia di Parigi, che, ispirati come titoli a dei racconti di Nadine Gordimer, che è un'autrice che si è molto scagliata contro il razzismo, molto amata da Mandela, che ha scritto un racconto intitolato Beethoven era per un sedicesimo africano. Ecco, allora c'è un pezzo sinfonico mio che si chiama Was Beethoven African? Punto interrogativo, più un altro melologo, sempre per la Filarmonia di Parigi, a cui sto lavorando in questi giorni, dove il testo è tratto da frammenti di lettere di Mandela dal carcere. Mandela che amava molto come scrittrice Nadine Gordimer, quindi questo è il nesso. E anche questo è estremamente attuale, visto ciò che sta avvenendo negli Stati Uniti. Infatti, il titolo di questo brano è Beethoven l'Africain. Ah, ecco, appunto. Tra l'altro il tema dell'immigrazione,
e diciamo del dolore che a volte è connesso ad essa, era già trattato da te nelle Oiseaux de Passage, no? Sì, infatti. Quello, il grande tema di quegli anni, parlo della fine anni 90, era l'immigrazione dai paesi dell'est europeo. Ed è un tema ancora da metabolizzare, purtroppo, cioè nel Ah, senso. sì, assolutamente, assolutamente. Infatti, quando fu ripresa al Teatro Comunale di Bologna, qualcuno scrisse che quello era il mio Vostek. Insomma, scherzando, ovviamente. Bene, io ringrazio moltissimo Fabio Vacchi. Allora non vediamo l'ora di tornare a ascoltare alla Scala e non solo i suoi lavori, Grazie maestro. a lei e speriamo bene, speriamo che passi presto questa bufera e che tutti torniamo a una normalità, spero meglio della normalità precedente, questa è la speranza di tanti.